Quello giallo, il pallone quello giallo. Ma lì non è tanto il pallone quello giallo. Benvenuto anche a Gianluca Rosi, siamo in attesa di Mauro Suma. Beh, quello arriva con 15 punti. Fate il rigore, il 2-0, vabbè, non c'è dopo quello che detto. È andato per sicuro, perché il Torino ha molte defezioni. Però, come ha detto Ventura, non mi piace piangermi addosso. Beh, anche noi. Ma loro sono ancora più pesanti. Dobbiamo invitare i nostri telespettatori a scriverci calciochiocciola.it 349, nuovo numero per gli sms 299-2366, non ho ancora imparato a memoria, oppure potete telefonare in diretta allo 02 320046 567. Era sempre, no, l'ha cambiato l'ultimo. C'era il numero, cosa c'è Antonio? È la mia collana che dà fastidio, eh? Troppe perle, vero? Ed è certo. Me le sono regalate da sole, perché se te le regalano... Perché lei? Ma dai retta a questo qua. È da fastidio il microfono, ci credo. Dopo da casa vogliono sentire... Io, è la regia che dice che dà fastidio. Le tue parole, Buffon, non è più il portiere di una volta, vero? No. Dicendo io, a parte che a me è stato uno scotto divertente. A parte che secondo me sinceramente ha fatto ridere. Certo. Quanto c'hai ancora di ora d'aria tu? A mezzanotte questura. E loro ci dicono difesa. Anche Alvarez non si è ripreso dalla botta. E beh, no, cavoli. No, ma non, insomma, la squadra per vincere a Torino ce l'abbiamo. Quindi, francamente, secondo me se non vinco. Forza cugini! Non va bene. Forza cugini! Hanno giocato con la Sampdoria e l'Udinese. L'Udinese che ieri sera ha fatto due tiri in porta. Non è l'Udinese. Succede. Vabbè, Sara. Io mi auguro solo che Conte per mercoledì. Il pallone. No, volevo vedere te. Vediamoci una volta. Parlaci della tua. Sara, vieni magari a trovarci in studio, non so. Sara, c'hanno una fame qua. Un abbraccio. Ciao Sara, continua a seguirci. Ciao.